Il momento di Aria Pura, la nostra rubrica dedicata allo sport di base, lo sport per tutti, e oggi parliamo di palestre per tutti perché ci vogliamo occupare di un movimento, di un fenomeno nato negli anni 90 e che adesso è di particolare attualità. Valeria Ciardiello ha un ospite che ci presenta subito nella zona 1 del nostro studio. Prego Valeria. Benvenuto a Simone Sallusti, tecnico federale di box, coordinatore nazionale per la WISP del progetto Palestre Popolari, di cui andremo a parlare adesso. Buonasera. E anche animatore della Palestra Popolare di San Lorenzo, che è nata nel 1998 a Roma, la prima. Uno degli animatori, sì. Un altro è Paolo Ariotti, che è il tuo maestro. Allora facciamo così, partiamo con questa intervista che ascoltiamo insieme, in cui a parlare proprio Paolo Ariotti. Sentiamo. Questa che vedete è la Palestra Popolare di San Lorenzo, che nasce nel giugno del 1998 attraverso un'occupazione di un locale comunale in degrado, in disuso, che era abbandonato, che riqualificammo attraverso il lavoro di tutte le persone e gli aderenti dell'Associazione Sportiva Popolare allora costituita. È stato un lavoro impegnativo, grande, una lunga vertenza con le amministrazioni comunali che si sono succedute, un valore nel quale noi credevamo molto, e cioè quello di occupare e riqualificare stabili pubblici abbandonati al degrado, un valore nel quale crediamo tutt'oggi, e crediamo anche di aver fatto un buon lavoro riconsegnando alla cittadinanza un impianto sportivo funzionante e fruibile, nel nostro caso il più grande, il sodalizio sportivo più grande del quartiere, che vanta oltre a una grandissima partecipazione un numero di bambini, di giovanissimi e di giovani che sono stati anche in grado negli anni di darci molti allori sportivi. E allora Simone, da che cosa possiamo notare la differenza, insomma, rispetto a una palestra popolare e una palestra classica? Ma da nulla e da tante cose, esattamente. Innanzitutto è il senso dello sport, un senso per certi versi diversi o comune a tante altre esperienze di questo tipo. Uno sport inteso come grande veicolo di socializzazione e di integrazione, come strumento di abbattimento di quelle che possono essere barriere culturali in una società sempre più multietnica, con tutti i problemi che le opportunità che questo comporta. Sono esperienze dal basso, ci piace definirle, perché nascono dall'auto-organizzazione di cittadini, di comitati, di associazioni, quindi fortemente radicate nei territori reciproci di intervento, e quindi rappresentano in tutto, nel bene e nel male anche, il territorio dove insistono. Simone, lo sport inteso in questo senso è proprio uno sport inteso come servizio sociale. Ecco, qual è il risultato più bello, quello più che ricordi con particolare piacere, che avete raggiunto in questi anni? Ma il risultato più bello è quello di vedere tante generazioni diverse, tante persone diverse, allenarsi, amatori e agonisti assieme. Un grande elemento per noi valoriale, un grande valore, è quello di non distinguere tra uno sport d'eccellenza e uno sport per tutti, ma di mantenere sempre una sinergia tra questi due livelli che si intrecciano in continuazione. Gli amatori vedono, hanno come modelli gli agonisti, si sentono responsabilizzati in mezzo praticamente dagli amatori. Dagli amatori. Questo credo sia una delle cose più belle che si possono vedere e percepire. Tra l'altro abbiamo visto che ci sono anche ragazze, no? Sì, allora sottolineiamo anche questo aspetto, poi avremo anche un'intervista realizzata. Non abbiamo problemi di quote rosa nelle palestre popolari. Neanche di tipologia di disciplina, perché noi abbiamo visto il pugilato, ma ce ne sono tante altre. Assolutamente, no? Sono decine le discipline, spesso non proprio discipline sportive, viene in mente il parkour piuttosto che le attività circensi, l'acrobatica aerea, sono tante discipline, spesso anche sperimentali, insomma. E diamolo però un contributo particolarmente interessante, perché parla una ragazza che fa pugilato. Sentiamo. Manuela, ho 34 anni, sono una pugile dilettante e ho scelto di fare questo sport perché mi ha sempre affascinato, perché è uno sport completo, perché mi scarica dalle tensioni quotidiane, e ho scelto questa palestra perché c'è un ambiente molto amichevole, molto tranquillo,
e anche perché è una palestra popolare, quindi anche per questioni economiche costa poco. E niente, sono una pugile dilettante ancora per poco, perché c'è il limite di età a 35 anni, quindi ho ancora un anno di tesseramento e poi penso che farò un corso per diventare tecnico di pugilato. Simone, tante donne oggi che praticano il pugilato, l'abbiamo visto anche attraverso il servizio, perché ci si avvicina così agli sport di combattimento? Io un'idea ce l'ho, però voglio sentirla da te, che arrivi dalle palestre popolari. Secondo me la mia risposta è la stessa idea che hai espresso. Probabilmente perché viviamo in una società dove spesso ti ci portano ad approcciare anche a discipline storicamente dominio. Della metà del cielo sbagliata, diciamo. No, così. Per il fatto che, insomma, voglio dire, tu mica vuoi fare il pugilato? No, 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 io sono una pilates però, dipendente. Però, davvero, noi abbiamo aperto oggi parlando di Mohamed Ali, quindi gli dico, è veramente quella che si chiama la noble art, e noi riteniamo che davvero ci sia un filo conduttore. Ecco, per parlare dell'altro sport, quello che ci piace meno, diciamo così, i bu del calcio o gli atteggiamenti razzisti che si sono visti in alcune discipline sono lontanissimi dalla vostra realtà. Sono lontanissime perché è quel tipo di sport che è lontanissimo dalle nostre realtà. Non ci sono grosse differenze. La gente che viene nelle nostre palestre è esattamente la gente che si trova ogni giorno in strada. È un meccanismo, è un'industria probabilmente diversa, un'industria fatta di valori, un'industria fatta anche di idee importanti che è distinta e distante però dallo sport, con le mostrine. Ecco, Simone, per chiudere, 2013, quali sono gli obiettivi della Palestra San Lorenzo, ma in generale, circuito nazionale delle palestre popolari? È quella di continuare ad incrementare il numero di queste esperienze. Attualmente in Italia ce ne sono una cinquantina, distribuite in maniera uniforme per tutto il territorio nazionale, da nord a sud, anche nelle isole, diventare sempre di più, sempre più forti e portare un modello di sport nuovo. Anche con il nostro appoggio. Assolutamente, noi ci siamo, e Aria Pura resta un caposaldo di 90 minuti, e quindi questa rubrica continuerà a parlare di queste belle, bellissime iniziative. Grazie a Simone Sallusti.